10 bad bitches in a mansion. Rich on Millie, rock them diamonds on me dance. Hey besties, benvenute o bentornate nel mio canale. Io mi chiamo Ale, per chi non mi conoscesse sono su YouTube da poco. Oggi, il video di oggi tratterà di un altro unboxing chain. Se mi conoscete già, io faccio solo i mega unboxing chain. Farò sia l'unboxing che il try on haul qui e su TikTok, trovate il link comunque in descrizione. I codici ovviamente saranno come al solito tutti in descrizione, insieme anche ai codici sconto per appunto acquistare su Shein. Allora, il paccone è enorme, è gigante, più pesante di me. Ok, non so se rendo l'idea, ma... come vedete l'ho già aperto, ho già visto cosa c'è dentro perché ho fatto l'unboxing su TikTok, però non ho ancora provato nulla, ho solo visto un attimo cosa c'è. Quindi ora vado a farvi vedere pezzo per pezzo e qui di fianco, comunque qui da qualche parte, vi metterò comunque il video di me che provo tutto quanto, così vedete come vestono e nulla, iniziamo. Ok, il primo articolo è questa borsa nera, semplice, è molto semplice ma carina, ha i due magneti ovviamente, poi dentro c'ha due scomparti e hanno le taschine dentro, molto carina. Sempre nel tema borse, ho preso questa borsa principalmente per un motivo, per l'università, perché lunedì... torno appunto a far lezione e la borsa che usavo prima per l'università diciamo che è un po' troppo piccola perché io porto il computer e per quando ho lezioni di matematica, di bilancio eccetera porto i quaderni, quindi insieme alla borraccia, al caricatore del telefono, al caricatore del computer, gli auricolari eccetera non ci stava tutto, quindi ne ho preso una bella larga, grande, che è anche la tracolla che è qui dentro e fuori presenta tutti questi tasconi grandi. E io li amo perché posso metterci il portafoglio, il caricatore del computer, il caricatore del telefono, la borraccia, tutto quanto. Perfetta. Poi un grigino, stupenda. Continuiamo con le borse. Ho preso questa borsa che in realtà è poco sobria, ma molto molto brillantinosa. Dentro non ha tasche né nulla, è così, è normale. Allora, ci dovrebbe essere un'altra borsa, ma ora non la vedo. Quindi vado con i vestiti. Come vi dicevo già su TikTok, se avete già visto il video, sono in fissa con i body, soprattutto i body di Skims, e ne ho trovati identici su Shein, quindi Skims Dupe. Poi sono in fissa con questi colori che in inglese li chiamano colori della terra, ovvero il grigino, marroncino, il beige, tutti questi colori neutri, stupendi. Molto carina, molto elastica, perfetta per quando verrà a fare un po' più caldo, perché sono fresche, non tengono caldissimo, ma comunque ci proteggono dal fresco. Ok, andando avanti ci sono questi parachute, come se non ne avessi già troppi, ne ho presi un paio, ovviamente si stringono sotto, si stringono sopra, anche se adesso sembrano enormi. E sono di questo grigino, cioè un incrocio tra grigio molto chiaro e beige. Non si vede molto dalla telecamera, comunque molto carini. Sempre perché adesso, infatti tutto quello che vedrete in questo haul sarà sempre sul grigio marroncino perché sono in fissa. Sono super in fissa. Ok, allora. Mi sono dimenticata di averla ordinata. Pensavo fossero dei cargo all'inizio, ma invece no. È una gonna cargo. Mi ricordo perché l'ho presa perché ormai ero in fissa con tutte le ragazze che seguo, influencer americane, che postavano i post, cioè che facevano i post con ste gonne cargo, quindi ho detto devo averla anch'io, ma non pensavo fosse così corta, raga. Cioè magari non sembra, ma questa non mi copre nemmeno le chiappe, però capisco, perché in teoria è a vita bassa, e a vederla così secondo me mi sta larga in vita. Proverò a farla funzionare, proverò, perché ci devo fare le foto per Instagram.
al massimo la userò solo per fare le foto su Instagram, poi la metterò su Vinted come sempre. Ovviamente il link del mio Vinted e di tutti gli altri miei social è sempre in bio, se non li trovate basta che andate su uno dei miei social, cliccate sul mio link in bio, trovate tutto quanto. Ho fatto rifornimento di maglie e pantaloni basic con questo haul, infatti ho preso questa magliettina. Allora, io sono un S, l'ho pesa L perché volevo che fosse leggermente un po' più lunga giù, non volevo che vestisse come crop top e la volevo larga. Non so perché, non la volevo aderente, però vederla così sembra trasparente. Boh, vedremo. Ok? Questi praticamente aspettavo questo ordine solo per questi pantaloni. Sono dei jeans a lavaggio scuro e li volevo molto over, che vestissero tipo non come i jeans degli anni 90, però più o meno sì. A vederli così non mi sembrano tanto over, spero mi stiano larghi, comunque vi farò vedere come vestono. E nulla, molto carini. Un altro toppettino bianco, sempre perché volevo dei top basic ma carini. Questo ha le maniche lunghe, corto, e dietro c'ha la schiena scollata, scoperta come si dice. Molto carino. Ok, questa quando l'ho aperta è tipo... perché mi sono dimenticata di averla ordinata, ma è super carina. Un sacco carina. Anche con quei parachute che vi ho fatto vedere prima, stupenda. Che bella, raga. Questa bella. Ha questo... sono infisa con questo colore che è tipo grigio beige, non si capisce. È bellissimo, stupendo. Ah, comunque non ve lo sto dicendo, ma io sono una S in maglie, top, eccetera, e una M in pantaloni. Quindi tutte le maglie che ho preso sono una S e i pantaloni sono un M. A parte i parachute che, mi raccomando, come vi dico sempre, i parachute prendeteli sempre una taglia in meno rispetto alla vostra taglia abituale, perché vestono molto, molto, molto over. Molto over, quindi i parachute sono una S, ma di solito in jeans eccetera sono un M. Ok, questo è un set super carino. È un set marrone, proprio questo marrone bello forte, composto da un tubino. Ovviamente addosso si vede molto meglio, è molto molto lungo. È un tubino, così, senza le spalle, e presenta uno spacco dietro. E insieme ha il suo gilet, cardigan, come volete chiamarlo, abbinato proprio. Anche questo è lungo, lunghezza comunque della caviglia, a maniche lunghe. Questo forse non lo metterò mai, se non insieme al vestito, ma il vestito, appunto, anche in usarlo da solo, anche in estate, eccetera, perché io amo i vestiti aderenti lunghi, proprio quelli lunghezza della caviglia. Queste invece, no, questi sono dei cardigan, sono uno sul marroncino così, e khaki quel che è, e uno nero. Ne ho presi due perché ora che inizierà a fare un po' più caldo, ci sarà quel tempo un po' confuso in cui la mattina fa un freddo cane e invece il pomeriggio fa un caldo che si muore. Quindi non volevo indossare giacconi, eccetera. Mi sono presa questi cardigan principalmente per andare all'università. Sono molto carini perché li ho visti addosso a molte influencer che seguo. Sono lunghi, cioè arrivano boh al ginocchio, non lo so, ancora non li ho provati. E... tengono, diciamo che tengono caldo, ma non caldissimo, tipo quando c'è freschino ti li butti sopra l'outfit, soprattutto un outfit molto basic, magari con quei pantaloni over e un body aderente, super carini. Questi cardigan li amo. Perfetti appunto per questo cambio stagione, infatti ne ho presi due apposta e sono molto curiosa, vorrei vedere come mi sta tutto quanto. Appunto l'altro cardigan è questo qui. Nero semplice, ma questo è più pesante di quello lì. È un... vabbè, non si vede molto, ma non ha bottoncini né nulla, cioè si butta sull'outfit. Un botto carino, soprattutto questo che mi piace. E questo è più pesante, cioè un materiale molto più pesante di quello lì. L'altro è molto più leggero. Sempre nel tema cambio stagione... appunto copri spalle eccetera per il freschino che viene a fare, ho preso questa felpa perché raga ho tutte le felpe decorate, tipo anche questa,
Questa non è quella zip. Ho tutte le felpe con le decorazioni, eccetera. A volte quando esco mi serve una felpa semplice, basic. Perché esco a fare delle commissioni, eccetera, non voglio uscire con scheletri, eccetera, capì? Quindi mi sono presa questa, ma ne prenderò molte altre. Non so se si vede. È grigia, molto semplice, poi dentro è morbida, un sacco morbida. Allora, i cardigan e la felpa sono tutti e due un L, perché volevo che vestissero over, quindi quelli non sono un S, sono un L. Ok, ho fatto il rifornimento di borse, ne devo prendere altre. Comunque l'altra è questa qui. Mi serviva una borsa da tutti i giorni, ma che fosse tipo elegante, perché io ho una borsa che sfrutto nera, che è una baguette, quindi cioè sta sotto l'ascella in poche parole, e il fatto è che sto sempre a fare commissioni eccetera ed è troppo piccola, ma la pena ci sta il mio portafoglio, quindi me ne serviva una che non fosse gigante ma che fosse un po' più spaziosa, e ho trovato questa molto carina e ha la sua tracolla che devo ancora montare, ma dentro ha la taschina ed è perfetta perché l'altra non ce l'aveva, la borsa che uso tutti i giorni, quindi qui posso mettere le chiavi di casa, le chiavi della macchina eccetera, poi il portafoglio e auricolari eccetera, perché non ci sta niente, tipo quando devo pagare e tiro fuori il portafoglio, pago eccetera, e sapete le commesse che mi mettono fretta perché vanno veloce. Quando voglio mettere il portafoglio non ci sta niente, non riesco a chiudere, sono tipo metà prendo le borse, per metà chiudo la borsa che non si chiude. Stressante. Infatti il prossimo ordine sicuro prenderò le borse a tracolla, quindi che non devo nemmeno stare lì a cercare nella mia ascella praticamente. Ce l'avrò qui davanti, molto comodo. Quindi quello è d'obbligo. Ok, sono ossessionata appunto da questi body, che sono diciamo una replica dei body di Skims. Li ho trovati su Shein, identici, e solo che quelli di Skims costano 80 euro e quelli di Shein costano 8 euro. Stupenda, questo è stupendo. Infatti prenderò tutti i colori di questo body, perché li sfrutterò sia in estate che in primavera, lo so già. Poi abbiamo questo maglioncino super carino, perché è esattamente la lunghezza che mi piace a me, perché adesso sto facendo una transition dai crop top ai maglioncini un po' più lunghi, perché raga sono stanca di crop top, cioè non ci trovo più un senso come prima. Appunto sto facendo una transition sempre su questi colori della terra, questi marroncini, grigini eccetera, e poi soprattutto quelli che arrivano almeno all'ombelico, che non siano sti cosi che non coprono nemmeno le costole. Però ovviamente se vi piacciono quello è un altro discorso, ma io sono ossessionata da queste. Nell'altro unboxing ho preso degli stivali, se l'avete visto, se non l'avete visto andate a vederlo. Ho preso degli stivali bianchi e li ho amati, sono stupendi, quindi non potevo prenderli anche neri, perché se non hai almeno una versione nera cosa stai facendo della tua vita? E nulla. Sono identici a quegli altri, arrivano sotto il ginocchio e hanno il tacco e sono a punta. Molto molto belli. Ok, accessori non ne ho presi, cioè a parte le borse e le scarpe. Questo haul ho preso solo, ma io non sono solita a comprare i gioielli. Infatti mi avete chiesto su Instagram l'altro giorno che ho messo la box delle domande di fare un video in cui vi faccio vedere tutta la mia collezione di gioielli, occhiali, scarpe eccetera, ma io non sono una che punta tanto sui gioielli perché non mi piacciono molto, però sto cercando appunto di migliorare questo aspetto perché i gioielli migliorano un sacco i vostri outfit. E in questo haul ho preso questi orecchini, non si vedrà mai, cioè non si vede raga. Vabbè, fatto sta che sono, non si vede, è un cuore, tipo è un diamante a forma di cuore e poi intorno c'è un'orbita, sono molto carini. Sto cercando appunto di ordinare più accessori, nel senso gioielli, perché anche borse eccetera, perché veramente ne ho pochi, ma soprattutto non so dove metterli perché la stanza è un po' troppo piccola, però
Però i prossimi haul prenderò molti più gioielli. Questo haul ho puntato più su prendere dei vestiti per il cambio stagione e soprattutto vestiti basic per giocarci un po' a creare dei outfit molto particolari, molto carini. Infine per oggi ho preso queste scarpe che sono tipo per andare a camminare, eccetera, perché nell'altro haul le ho prese bianche, no? Per la palestra, e sono piaciute anche a mia mamma, quindi ne ho presi un paio anche per lei, perché io e lei andiamo a camminare sempre. Ora un po' meno, perché preferisce uscire in macchina, quindi la devo sempre portare in giro in macchina perché fa freddo e lei dà fastidio il freddo. Ora che ritornerà a fare caldo, sicuramente saremo sempre fuori a camminare. Comunque non mi sono ancora iscritta in palestra, Nello scorso haul ho preso solo roba per la palestra, set, eccetera. Che tra l'altro uno le sto indossando in questo momento, vi giuro. Cioè, questo è il suo top, questo è il suo leggings. Però non so, non mi sono ancora iscritta in palestra. Mi iscriverò, vi giuro. Un giorno, non oggi, non domani, non questa settimana, ma un giorno mi iscriverò. Ok, un giorno. Ovviamente, come vi ho già detto prima, i codici sono in descrizione, insieme anche i codici sconto. E se volete vedere anche l'unboxing, try on, eccetera, su TikTok, troverete anche il mio TikTok in descrizione. Per qualsiasi dubbio, domanda, comunque richieste per nuovi video, eccetera, potete scrivermi sia qui nei commenti che in DM su Instagram. Quindi fatemi sapere cosa volete vedere. Ho in mente molti video, infatti oggi o domani registrerò anche un video su come appunto scattare le vostre foto per Instagram. Per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto il video e ovviamente per ogni richiesta in particolare di video eccetera ricordatevi di commentare, di accendere la campanellina per rimanere aggiornate sulle mie pubblicazioni. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e vi mando un grosso bacio.